primo pareggio interno per l'Arezzo contro una buona viterbese allenata dall'ex Federico Nofri. Gli Amaranto hanno chiuso il primo tempo in vantaggio grazie al quarto gol in campionato di Moscardelli. Il palo clamoroso di Bismarck pochi istanti dopo salva l'Arezzo dall'immediato pareggio. Gli Amaranto avrebbero gli spazi giusti per trovare il raddoppio in contropiede, ma non li sfruttano e così nell'ultima parte di gara viene fischiato un rigore molto dubbio per un presunto contatto tra Razzitti e Rinaldi. L'attaccante trasforma e pareggia. A quel punto la viterbese avrebbe almeno un paio di opportunità per raddoppiare, ma Borra in particolare si supera ancora su Bismarck. Finisce 1-1. Stavamo dicendo bene, onestamente la viterbese ha fatto una buona gara. Credo che il pareggio sia meritato, però il rigore non c'è. E quindi da quel punto di vista tu puoi anche meritare la partita perché hai fatto una buona gara, ma la portavamo fuori noi, siamo noi vicini al gol un paio di volte per il 2-0. Gara difficile, viterbese squadra forte, però noi abbiamo saputo stringere i denti nel momento poi più di difficoltà. Quando loro sono passati a 3-4-1-2 abbiamo gestito ancora meglio. Quando hanno allargato Van de Putte abbiamo avuto qualche problema a sinistra e abbiamo sembrato i ripari dopo, però c'erano delle situazioni di fuorigioco sui cambi gioco, almeno 3-4 volte che si hanno abbassato, se andavano segnalate probabilmente si gestisce anche la fatica in maniera diversa. Però è un buon punto contro una squadra forte e ho visto a tratti anche palleggiando un buon Arezzo. Non l'ho visto perché io pensavo che fosse punizione perché non ho visto se era dentro l'aria o no, però al di là del rigore credo che quello che ha detto l'allenatore dell'Arezzo sia giusto, cioè noi abbiamo meritato ampiamente il pareggio, soprattutto per la seconda frazione dove siamo stati sicuramente migliori rispetto alla squadra Amaranto e potevamo anche vincerla, ma abbiamo sbagliato due situazioni, una sicuramente molto nitida con Bismarck. Torniamo da Arezzo con un punto, però con una prestazione secondo me forte contro una squadra che stava in ripresa, sostenuta da un grandissimo pubblico. Dunque dobbiamo rimanere convinti che questa squadra ha un potenziale che può dir la sua per le prime posizioni.